queste nostre scatole aperte dopo tanto, cosa c'è dentro? Sappiamo e non sappiamo, ricordiamo e non ricordiamo, nel chiuso delle scatole è cambiato ciò che cambia da lontano tornandoci vicino. È cambiato l'uso, la misura e l'uso, ossia la nostra interpretazione opportunista della vita delle cose. E che possiamo dire? Che il tempo sia passato? Quasi, 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 ma non è così. Tutto ciò che resta legato al tempo dà la vita a quel tempo. E tutti noi, non diversamente dai cucchiai, diamo la vita al tempo. Le cose non cambiano, anzi, diventano elusive come un utensile che si ribella all'uso, ma secondo una interpretazione paziente della rivolta. Cos'altro possiamo dire che le persone possano diventare cose, cose nelle scatole? Oh sì, finalmente sì, fosse così, ma finché così non è, voi non sapete cosa vi perdete. Credete che sia il tempo quello che avete perso. Invece è un'altra cosa. Io sono una scatola. Ho amato ciò che ha toccato il mio fondo.